خاک این گندم تو خیابونه، خوشه خشم من و تو تشنه بارونه. Non abbiate paura, restiamo unite. Donna, vita, libertà non è uno slogan, ma è un urlo potente come la rivoluzione in Iran che non si arresta, e a portarla avanti sono proprio le donne. Le manifestazioni si sono acuite dopo l'omicidio di Mahsa Amini, colpevole di non aver indossato bene il velo. Era il 16 settembre scorso, eppure la storia dei mancati diritti dura da sempre, ma è da almeno 40 anni che le donne iraniane sfidano le autorità e i loro apparati. Il comune di Pescara, come altre realtà, possono contribuire a lanciare un messaggio, ma anche a costruire un riferimento, un piccolo sostegno. Oggi, che è la giornata della festa delle donne a livello internazionale, come Commissione Pari Opportunità abbiamo voluto istituire un tavolo tecnico solidale di confronto a favore delle donne iraniane e afghane. Abbiamo raccolto con gioia e con grandissima soddisfazione la mozione presentata dall'ANCI a noi in Consiglio Comunale, che chiedeva un aiuto. Quali sono le azioni concrete che si possono pensare già da adesso, prima ancora della costituzione del tavolo? Ma oltre alle manifestazioni di solidarietà, quindi che vada dalla fiaccolata ad un'altra semplice iniziativa cittadina, possiamo pensare di poter scrivere alle pari opportunità governative, possiamo pensare di scrivere delle lettere al nostro ministero corrispondente esteri e vedere di iniziare ad intraprendere delle azioni concrete e capire anche a livello di governo come si stanno muovendo per aiutare le donne iraniane e afghane. Il tavolo tecnico a cui partecipano il sindaco, l'assessore e il prefetto è aperto a tutti i cittadini che abbiano maturato esperienza nel campo e che potranno inviare la propria candidatura all'indirizzo pariopportunita@comune.pescara.it. I ringraziamenti al comune di Pescara sono arrivati anche dal rappresentante della comunità iraniana Shahid Sholeh. In chiusura di questo servizio, le parole dell'attivista Mahsa Mehrabi. Solo lavorando insieme potremo raggiungere e creare un futuro in cui ogni donna abbia accesso a tutti i diritti fondamentali che le spettano. Grazie.